ora abbiamo nuovamente uno spazio che posso condividere al di là del mio salottino, per cui vado subito ad accogliere gli amici dell'OPI e in questo caso abbiamo Michele Calabrese che è consigliere OPI BAT. Benvenuto Michele. Ben ritrovata Serena. Come va? Tutto bene? Sì, abbiamo insomma cominciato questa nuova avventura come ordine professionale relativa alle dipendenze patologiche. Esatto, abbiamo avuto in prima battuta la possibilità di parlarne, oggi entreremo più nel merito, complice la presenza poi di Tommaso Garofoli, che saluto, coordinatore infermieristico CERT Trani Bisceglie. Ben trovato. Ciao Serena, ben trovato. Tutto a posto? Benissimo, sì. Perfetto. Allora, un argomento molto interessante è quello delle dipendenze, perché Michele, dicevo, ne abbiamo parlato inizialmente, purtroppo più e più volte notiamo che ci sono persone con dipendenze e poi a seconda di quello che è il periodo storico che viviamo sono dipendenze sempre differenti. Esatto, non sono incoraggianti i dati che noi abbiamo raccolto. Dati ovviamente validati da comunità scientifiche, poiché le dipendenze patologiche rivestono un ampio spettro di sostanze che possono essere d'abuso legali ed illegali. Ricordiamo che purtroppo l'età di entrata in contatto con sostanze potenzialmente tossiche, dando quindi dei problemi al nostro organismo, si sono notevolmente abbassati. Vuoi perché l'evoluzione continua, vuoi perché il periodo storico non sicuramente incoraggiante per la nostra società, per cui l'età di consumo di sostanze d'abuso è notevolmente diminuita. Tra le sostanze ricordiamo l'alcol, quindi le droghe, quindi cocaina, morfina, ecstasy, ma non solo sostanze di tipo comportamenti che portano ad abuso di sostanze tossiche, ma anche comportamenti veri e propri devianti, no? Tra i tanti ricordiamo, può sembrare strano, anche l'abuso di lavoro, la troppa dipendenza e il troppo stacanovismo, oppure ancora il fatto di avere dipendenze da giochi d'azzardo, oppure dipendenze dal sesso, sono tutti elementi che contribuiscono all'alterazione dello stato biopsicosociale della persona. La persona si altera fisicamente, quindi uno status di malessere fisico, psicologico, perché chiaramente va a scontrarsi contro quella che è la realtà quotidiana della gente che circonda. Certo. Ed infine sociale, poiché gente che fa abuso di sostanze o abuso di comportamenti devianti, chiamiamoli così, ha difficoltà anche a socializzare, per cui ad inserirsi in un contesto sociale, e qui gioca un ruolo molto importante sia il sanitario, voi che sia un infermiere, voi che sia un medico o altre figure professionali di cui Tommaso ci deluciderà che gravitano intorno a questi problemi, e la famiglia o le scuole, che devono carpire quali sono sintomi e segni che possono essere il preludio di una ludopatia, di una dipendenza patologica, e indirizzare l'adolescente o l'adulto a quelli che sono i percorsi di certo. assistenza migliori e che possano portare a un risultato di ripristino della persona. Esatto, Michele ha fatto benissimo un quadro chiaro e pertinente di quello che è il problema delle dipendenze, potremmo dire, così come dicevano un po' i nostri antichi, il troppo stroppia. Il problema è che quando poi si galoppa in questo troppo, il problema si cronicizza e diventa effettivamente una patologia su cui intervenire, Tommaso. Certo, assolutamente sì. Purtroppo il campo delle dipendenze è un campo relativamente nuovo, infatti è stata cominciata a essere considerata come una patologia in realtà nel 1975, fino ad allora non c'era nessun tipo di struttura che si occupasse di questo tipo veniva di pazienti. Veniva considerato magari un vizio. Un vizio per ricchi, per chi poteva permettersi la cocaina o altre droghe che circolavano all'epoca, ma soprattutto per la cocaina. In realtà poi i CERT, così come li conosciamo oggi, nascono nel 90. E ancora oggi, essendo anche cambiata la tipologia dei pazienti, anche il CERT stesso si è modificato e sta modificando, cercando di adeguarsi alla richiesta che cambia in continuazione. Infatti oggi il vecchio tossicodipendente che muore con la siringa infilata nel braccio non esiste più, grazie a Dio.
Però sono aumentate tantissimo le sostanze in circolazione, oggi se ne contano circa 400, parliamo di droghe classicamente dette, e poi ci sono altre sostanze che la gente stenta a riconoscere come tali, come il tabacco, come il caffè, come l'alcol, e poi ci sono le dipendenze non da sostanza, che sono caratterizzate da un comportamento compulsivo, dal mancato controllo della compulsività, e parliamo del gioco d'azzardo, parliamo della... E questo è l'elemento shopping che ci fa comprendere in questa ipotesi che si tratta di un problema, nel momento certo. in cui io non ho più il dominio di me. Assolutamente, giusto? Sì. Quando rispondo questo... ad un impulso in maniera compulsiva. Compulsiva, giusto. Si perde il controllo e quindi quello che dovrebbe essere un piacere, quello che dovrebbe essere una distrazione, in realtà diventa quasi un obbligo che occupa sempre più spazio nella mente Sono del schiavo. Paziente. Si diventa schiavi di questa routine, di questo ripetersi di un atteggiamento sbagliato, ovviamente, che porta poi all'isolamento sociale, porta a malessere psicofisico, a perdite economiche, famiglie che allo sbando, che si sfasciano anche in seguito a questo tipo di episodi. Quindi, pur essendo diverse la tossicodipendenza dall'alcolismo, dal gioco d'azzardo, però in realtà hanno un meccanismo psicologico che li accomuna proprio nel decorso della malattia vera e propria. Esatto, io ho voluto fortemente con gli amici dell'OPI, io saluto anche il presidente Giuseppe, questa finestra relativa alle dipendenze, perché è un progetto importante di pregio appunto di questo ordine infermieristico rappresentato dal nostro Michele, ma è di particolare importanza soprattutto per gli amici che ci seguono, perché purtroppo sono sempre in crescendo le famiglie che si trovano a dover fare i conti con questo tipo di dipendenze, quindi in qualche modo noi qui con Casa Serena cerchiamo nel minimo del possibile di fornire degli strumenti per aiutare il nucleo familiare a fronteggiare quelli che ormai sono delle vere e proprie patologie, per cui non si risolvono semplicemente con lo sgridare la persona o arrabbiarsi o metterla fuori dalla porta, ma bisogna intervenire diversamente. Esatto, anzi il discorso di aggredire una persona, vuoi verbalmente, vuoi fisicamente, nel momento in cui si sospetta una dipendenza patologica è la metodica più errata che si possa adottare. Gli strumenti che abbiamo a casa per poter capire se nostro figlio, un nostro parente, voi che sia adolescente, voi che sia adulto, faccia abuso di sostanze, è innanzitutto il cambiamento della modalità di comportarsi. L'autoisolamento. L'isolamento, chiaramente, e il fatto di sperperare ad esempio denaro, cioè non basta mai la famosa paghetta settimanale. Se uno fuma, lo strumento più stupido potrebbe essere quello di avvertire odore di sigaretta e cercare comunque di far comprendere quelli che sono i postumi, quelli che sono i rischi fumando. La stessa cosa si potrebbe fare con l'alcol. Per quel che riguarda mentre altre sostanze tipo eroina, cocaina o anfetamine, noi possiamo intervenire vedendo comunque un comportamento strano, un comportamento scontroso della persona, che assumendo queste sostanze è vero che si va avanti, si va incontro alla tolleranza, cioè ne voglio sempre di più perché mi fa sentire meglio, mi fa sentire in uno stato di continuo benessere. Ma il rebound alla tolleranza è l'astinenza. Certo. Quando c'è l'astinenza i soggetti diventano abbastanza irascibili, quindi difficilmente si instaura un dialogo costruttivo. E molte famiglie, quando arrivano a non poter più dialogare, voi che siano i loro compagni, mariti o figli, e poi si rivolgono o al servizio di 118, oppure quando sanno il percorso che cercheremo di delineare oggi, a quelli che sono i mezzi che offre il territorio, che offre una ASL per poter aiutare queste persone. Allora ci arriviamo per gradi, appunto abbiamo diversi mezzi che in qualche modo ci aiutano anche a rasserenare poi le famiglie che ci stanno seguendo, per cui laddove vi doveste trovare a fronteggiare queste situazioni non siete soli, avete diverse modalità per poter superare facendo rete esatto. queste problematiche, ma ci arriviamo per gradi. Prima Tommaso, esatto. abbiamo parlato quindi di numerose
patologie. In qualche modo, a brevi linee, il nostro Michele ci ha indicato una serie di sintomatologie. Molto spesso, ad esempio, si dice che se qualcuno fa abuso di droga si dovrebbe guardare l'occhio piuttosto che le mani, polpastrelli. Raccontami qualcosa. Ma questo lo sì. In una valutazione generale, naturalmente, certo, senza creare se parliamo tossicodipendente, sì, ma alcune droghe danno la dilatazione della pupilla, la piloerezione, la sudorazione profusa, ma questo già quando incomincia l'astinenza, perché se è perfettamente compensato questi le sintomi si nascondono. Infatti molta gente cocainomane conduce una vita sociale tranquilla e normale all'oscuro, tutti sono all'oscuro di questa mania, perché riescono a gestirla, almeno inizialmente, privatamente, questo loro... Cioè evitano il down, sì, diciamo. Perfetto. Okay. Allora, se riescono ad evitare il down, la loro vita sociale si mantiene perfettamente equilibrata. Quindi questa sintomatologia si può tenere nascosta. Come diceva Michele, invece, per un genitore o per una moglie i sintomi principali sono quelli, sbalzi di umore sempre più frequenti, momenti di assenza, momenti... un progressivo autoisolamento, soprattutto per i ragazzi, questo è molto evidente. Oltre cosa si intende economiche. Per autoisolamento? La volontà di non entrare in contatto con gli altri, di chiudersi nella cameretta? Questa mania, parliamo dei ragazzi per esempio dipendenti da videogame o da internet o da Facebook o da cellulare, che sempre più passano sempre più tempo per conto loro e si rifiutano di uscire, si dimenticano di mangiare, non vanno a dormire per giocare online ai giochi di ruolo, ad esempio, che sono molto importanti per un certo gruppo di ragazzi. Quindi non per nulla negli ultimi anni in Giappone sono nate delle case di cura apposta per ragazzi che hanno questo tipo di dipendenza, che lì sono ancora molto più che da noi. In questo ovviamente giocano una serie di elementi. Un primo è il ruolo dei genitori, è dalla scuola che con i genitori dovrebbe fare da guida, gli interessi al di fuori di casa che sono sempre meno predominanti rispetto al cellulare, che invece è il momento del piacere più facile, il rifugio più comodo per tutti quanti. Quindi è facile vedere un po' tutte le famiglie, ragazzi che passano intere giornate attaccate al cellulare, hanno sempre meno voglia di uscire, di andare a giocare, a farli fare sport, andare a giocare a pallone o comunque socializzare all'esterno di casa. Questo dovrebbe essere una spia per un genitore. Infatti da noi volevo ricordare che da circa un anno è aperto il centro GAP a Barletta, bene di tutto, molti genitori anche preoccupati che portano i loro figli proprio perché vedono questi cambiamenti e quindi incominciano a sospettare che qualcosa non vada più, vada oltre quello del piacere del gioco normale come dovrebbe essere. Si è perso il controllo. Certo, parliamo ad esempio, sempre nell'ambito della sintomatologia, di quello che potrebbero essere degli atteggiamenti da precettare in ipotesi di abuso di alcol, ad esempio. Cosa si nota in queste case, sempre come indagine preliminare? E anche qui parliamo sempre di una ricerca continua, anche al di fuori dei pasti, sempre più frequente, di alcol. Non bevono più acqua, non vogliono niente che non sia di alcolico, perché l'alcol gli dà quel senso di benessere, che inizialmente è benessere reale, poi piano piano in realtà poi diventa un bisogno fisico sempre più importante, che può portare conseguenze molto molto gravi, come il delirium tremens, come problemi epatici che possono anche poi condurre alla morte. Voglio dire, questo è un percorso lungo, graduale, che può diventare molto pericoloso. Esatto, perché molto spesso probabilmente c'è poca consapevolezza di quelli che sono poi gli effetti, certo. Perché si ritiene magari che non succede nulla, ci siamo incontrati, oggi bevi tu, domani bevo io. Siamo in compagnia, lo fanno anche gli altri. Siamo in compagnia, lo fanno gli altri. Oggi mi ubriaco, ma domani mi passa. Sì. Prosit, in continuazione. Esattamente. E poi alla fine ti ritrovi con il danno già fatto in ospedale, con un bel danno assolutamente da fronteggiare, e ti arrabbi con chi? Allora, a questo punto, onde evitare di banalizzare il tutto e di arrivare a questi risultati, che strumenti hanno le famiglie? Come possiamo intervenire? I genitori, ecco, in primis dovrebbero chiedere aiuto agli specialisti, perché soprattutto prima che subentri il danno fisico, il primo passaggio è quello della creazione di un meccanismo mentale deviante, un comportamento compulsivo che va affrontato e che va
corretto prima che si cronicizzi o comunque, ed essendo appunto un cambiamento che avviene nel tempo graduale, va fatto, certo, un percorso di psicoterapia che dovrebbe smontare questo tipo, questo meccanismo mentale, e ristrutturarlo, ricostruirlo e correggerlo. Ovviamente lo si può fare semplicemente entrando noi genitori nel mondo del ragazzo, perché l'imposizione si è dimostrata controproducente, rimproverarli, metterli in castigo, si è dimostrato che non serve, più delle volte non serve a nulla. Perché il bimbo, il ragazzino, si sente giudicato e quindi entra in un meccanismo di difesa, chiude, mette i muri. E quindi non è quella la strada giusta. Invece entrare noi nel loro mondo ci aiuta a capirli, ci rende amico, più vicini anche al loro modo di ragionare, quindi diventa anche più facile farli capire che hanno un problema e cominciare a farsi aiutare, perché il primo passaggio è questo, l'essere consapevole di avere un problema, perché altrimenti nessuno può fare niente. Se non acquistano prima questa consapevolezza, niente funziona, imponendo dall'esterno. Quindi quello è il primo passo, la consapevolezza del paziente, del ragazzo, ma anche dall'adulto nelle altre patologie, che devono convincersi di avere un problema e convincersi a farsi aiutare. Poi le strutture ci sono, nel CERT ci sono gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori, quindi i medici, quindi si può agire nelle diverse forme, ognuno ha le proprie competenze. Ormai quella della dipendenza è una patologia, una malattia a tutti gli effetti, studiata, riconosciuta, e quindi si sa che cosa, come affrontare le varie fasi della dipendenza, quindi si tratta semplicemente di convincersi che non si è soli e che ci si può far aiutare. Esatto, perché il problema molto spesso è sottovalutare il problema, perché puntualmente lo si banalizza, si ritiene di avere tutti gli strumenti, come se ti hai modo di parlare con uno che fuma, il tabacco semplicemente ti risponderà: posso smettere quando voglio. Poi dopo che lo provi, insomma, a farlo smettere, vedi che si nasconde. Effettivamente, rinviano, lo faccio domani, la settimana prossima, l'anno prossimo. Sì, lunedì comincio, un po' come la dieta, lunedì comincio e poi magari di notte lo vedi fumare in maniera compulsiva, di nascosto, perché effettivamente non riconoscono il problema, non riescono a comprendere che ormai è diventato un vero problema. Esattamente. Infatti, quindi bisogna intervenire. Scusami. L'assunzione di alcune sostanze vengono definite talvolta dalla persona come se sono di automedicazione, no? Fumo per star meglio. Tu prima mi hai parlato anche del caffè. Sì, decisamente. C'è una dipendenza anche da caffè. Allora, la dipendenza dal caffè si cela soprattutto per dei costrutti mentali, no? La mattina devo svegliarmi, devo pigliare un caffè, che per carità va benissimo. È uno psicotropo come sostanza, per cui aiuta a svegliare il nostro sistema nervoso centrale. Però un abuso di caffè, ma non si parla di 5, 6, 7 tazzine, ma di 15 e in più al giorno, diventa patologico, poiché non solo dà problemi di iperattività, esatto, immagino, ma anche problemi cardiovascolari imponenti, andando comunque a dare dei problemi a livello cardiaco, insomma, andando a stimolare contrattilità cardiaca e quindi dando una tachicardia, per cui un aumento dei battiti costante, che col tempo cronicizza, così come hai giustamente osservato poco fa, e dà dei problemi che costringono la persona a rivolgersi dal cardiologo. Magari uno stile di vita sano ed equilibrato, con attività fisica cadenzata a settimana, ma con un abuso di sostanza che nello status conoscitivo della persona è normale pigliarsi 15 caffè al giorno. Mentre sì, qualcuno può ritenerlo normale, certo, in realtà poi subentra anche il problema nel momento in cui abitui il tuo fisico a una certa a un certo dosaggio di caffè, poi lo vai a privare di colpo, hai la crisi di astinenza vera e propria, perché quindi c'è uno scompenso psicofisico con problemi anche gravi. Dicevo, Tommaso, tu sei nella CERT, sì, no? Sei un coordinatore, per cui di questi casi ne vedi veramente tantissime. Tanti. Quali sono le patologie che nel nostro territorio tu vedi più largamente diffuse? Allora, c'è l'uso di sostanza, che è diffusissimo, molto più di quello che si conosce a livello ufficiale, perché molti riescono a utilizzarlo, a utilizzare le sostanze senza arrivare alla dipendenza. Quali sostanze? Soprattutto i cannabinoidi tra i ragazzi.
La shish marijuana tra i ragazzi è ormai diffusissima, l'età sempre più bassa, come diceva Michele poco fa. Ma secondo te manca l'informazione sugli effetti che possono avere? Anche queste definite droghe leggere. È alterata l'affermazione, perché ho parlato con diversi ragazzi e loro dicono che è una cosa naturale, quindi non può fare male. Invece è assolutamente sbagliato, perché soprattutto in quell'età in cui la neuroplasticità, la formazione cerebrale del sistema nervoso centrale è nella fase più importante, un abuso di quella sostanza altera questi processi, quindi può portare a danni che si verificheranno poi nell'età adulta. Poi invece nei professionisti è molto molto diffusa la cocaina, tantissimo, perché gli eroinomani ormai sono quelli di vecchia data, quelli sono quelli che ormai non sono usciti dal giro, quindi continuano a essere mantenuti col metadone, ma sono sempre meno i nuovi eroinomani, anche se è tornata all'attacco l'eroina che si fuma e quindi non c'è più bisogno del buco. Quindi questo ha fatto riavvicinare qualcuno all'eroina, ma non sono così tanti. Mentre poi ci sono altre dipendenze come quella da gioco che stanno assumendo sempre più importanza. Infatti, soprattutto in un periodo di crisi economica si ricorre molto spesso al gioco nella speranza magari di potersi riscattare, nell'illusione, certo, nell'illusione di riscattarsi, ma alla fine ci si crea una fossa in cui ci si butta dentro molto spesso, perché così come detto da Michele si tratta poi di un problema che ha risonanza e ha un eco importante non soltanto per la persona ma soprattutto per quanti ci stanno intorno, perché poi ci sono intere famiglie che ne subiscono i contraccolpi, piccolini che ne soffrono, c'è un tracollo economico non indifferente e bisognerebbe proprio cercare di comprendere, così come ho ribadito, le conseguenze, perché molto spesso si analizza soltanto la parte iniziale del problema, ma se tutti quanti avessimo più percezione delle conseguenze, probabilmente avremmo il tempo di fermarci un po' prima. Ma anche lì subentra la convinzione di poter di avere tutto sotto controllo. Il superio. Esattamente. Io ce la faccio, smetto quando voglio, ma lo posso permettere, quindi lo riesco faccio. Riesco a gestire. In realtà poi quando ti rendi conto che un povero ragazzo che lavora fino alle 3 di notte per guadagnare 1.000 euro, prende lo stipendio, esce, se va a giocare 1.000 euro subito dopo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se un professionista che deve andare a pagare le tasse esce dalla propria attività commerciale per andare dal commercialista, devia la strada, va, finisce nella sala gioco, si va a giocare i soldi che deve pagare, con le quali deve pagare le tasse, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, un meccanismo davvero fuori controllo ormai. E purtroppo di questi casi ne vediamo tantissimi, ne vediamo sempre di più. E ancora non è venuto tutto fuori questo fenomeno, è ancora molto sommesso. Allora ragazzi, io vi invito nuovamente martedì prossimo per parlare di dipendenze. Se siete d'accordo, io focalizzerei l'attenzione sulle conseguenze. Perfetto. Di modo da far comprendere a quanti ci seguono e soprattutto ai più piccoli, ai ragazzi, ai giovani, perché come diceva Michele, l'asticella si è abbassata per le dipendenze. Prima erano più dipendenze quelli un po' più grandi, ora invece i ragazzini, vuoi perché hanno il soldo facile, vuoi perché fa scena con gli amici, diciamo si approcciano a queste novità già in tenera età, non consapevoli di cosa accade. Molto spesso io appaio bigotta e ne sono contenta perché è importante, ragazzi, esco il ditino, sapere quelle che sono le conseguenze. Poi volete sceglierlo, sappiate che un domani vi capiterà queste cose, però almeno siete consapevoli. Perfetto. Giusto? Allora ci diamo appuntamento, facciamo un nodo al fazzoletto. Benissimo. Così come dicono da altre parti. Ci rivediamo martedì. Dopo aver compreso la sintomatologia, svisceriamo le conseguenze. Va bene? Benissimo. D'accordo, Serena. Di modo che possano comprendere tutti quante le persone che ci stanno seguendo a cosa vanno incontro. Perfetto. Io vi ringrazio per questo intervento. Grazie. Vado a ringraziare Michele Calabrese e vado a ringraziare Tommaso Garofoli. Grazie ancora. Grazie a te per l'ospitalità. È sempre